Buonasera a tutti, innanzitutto. Abbiamo fatto una buona prestazione. Con un po' di coraggio in più si poteva portare a casa qualcosa in più. Però l'allenatore è venuto da una settimana, quindi ha preparato la partita in un altro modo. Che Dobbiamo vedere. senso? Nel senso, voleva alzarsi un pochettino di più, andare a pressare un po' di più, voleva creare qualcosa in più. Ci siamo abbassati soprattutto nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, non era quello che voleva, però capisco la squadra che in questo momento qua hanno poca fiducia, però abbiamo bisogno in questo momento qua di alzare un attimino il ritmo, alzare un pochettino la squadra di 10 metri perché poi è lungo a fare gol. Ti chiedo una cosa, ti chiedo, direttore, che cosa significa venire a Frosinone e non aver concesso praticamente nulla se non quel piccolo infortunio di Fiorillo al 47esimo? Sì, non posso essere contento perché noi dobbiamo vincere le partite, noi abbiamo bisogno di punti, solo per questo c'è questo rammarico qua, perché con un pochettino di coraggio in più oggi potevamo fare qualcosa di diverso, però la squadra ha giocato, ha lottato, ha sofferto, ha saputo soffrire bene. Peccato per Odegaard quel gol, perché altrimenti stiamo parlando di altre cose. Chiedo come stanno gli indisponibili, gli infortunati, se ci puoi fare un attimo il punto o cominciare da Memushai, Giannetti, tutti quanti. Mushai adesso viene da 20 giorni di Covid, quindi adesso sta bene. Clinicamente guarito? Clinicamente guarito, sì. Quindi deve fare le ultime visite e poi dopo può fare tutto. Giannetti penso sia disponibile già dalla partita prossima, come dobbiamo verificare adesso le condizioni di Sorensen. Riccardi penso che rientrerà. Balzano rientra dalla squalifica. Penso che Rigoni? Rigoni ha avuto una brutta botta alla caviglia che se la porta indietro da un paio di settimane come Seter. Drudi cosa si è fatto? E poi Seterra, No, chiaramente. Drudi era tanto che non giocava, quindi è arrivato al 60-65esimo, mi sa che è uscito per Seterra? stanchezza. Seter ha avuto due distorsioni in due partite diverse, quindi per adesso l'abbiamo tenuto a riposo perché il ragazzo sta giocando con delle infiltrazioni, quindi abbiamo cercato di dargli una partita in più per tenerlo disponibile al 100% sabato. Prima di fare una domanda da studio e di lasciare il direttore Bocchetti, volevo l'ultima da parte mia, visto che non se ne è parlato, da parte non ci sono state, diciamo, dichiarazioni da parte dei dirigenti, la scelta di Grassadonia, che chiaramente Bocchetti conosceva molto bene i tempi della Paganese. Perché volevamo un allenatore che avesse delle idee chiare, delle idee propositive. Lui gioca sempre per cercare di vincere la partita e noi in questo momento qua abbiamo bisogno di un allenatore che ci dia un pochettino di coraggio in più, ma non perché gli altri non ci hanno dato, però in questo momento qua abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Visto che io ho lavorato sia con Sottil l'anno scorso e sia con Grassadonia che abbiamo preso quest'anno, conosco i due tecnici che penso che ci possono dare qualcosa in più. Però poi gli attori principali sono i giocatori che devono interpretare quello che chiede il mister. Dobbiamo avere un pochettino più di coraggio, però è un buon punto di partenza, L'ultima, e sicuramente. salutiamo Bocchetti su Machin. Un po' un atteggiamento non come gli altri in campo, visto un po' leggero? È una solo la mia sensazione oppure l'ha captata anche Bocchetti? Ma forse qualcuno non sta capendo in che condizioni siamo, quindi se non hanno capito, è il momento di fargli capire. Chiaro e preciso.